Io incomincerei così, poi liberiamo i nostri ospiti che hanno altri impegni importanti. Allora, noi oggi vi vogliamo presentare un'iniziativa che abbiamo preso per la promozione della mia campagna elettorale, che è un'iniziativa, direi, quasi unica forse nel panorama nazionale, nel senso che voi vedrete fra poco degli spot con le persone che sono al mio fianco di sostegno alla mia candidatura. Questo perché? Perché io questa volta ho fatto una campagna, elettorale totalmente diversa da quella fatta sia nel 2000 sia nel 2005. Quindi l'ho fatta sostanzialmente per la stragrande maggioranza in mezzo alla strada, sul marciapiede, con tutto rispetto del marciapiede. E quindi una campagna popolare. Quindi veramente io sono estremamente contento e ringrazio con tantissimo affetto le persone che sono qui al mio fianco che hanno condiviso questa impostazione. Per prima Franca Lai, che io conoscevo solo televisivamente e che in combinazione ci siamo incontrati una volta che io ho fatto un banchetto a Sestri Ponente, poi tu spiegherai se vorrai come è stata la nostra conoscenza, un po' urlata, che ti ho chiesto: Franca, vieni qui, sono venuta qua, ci siamo conosciuti un paio di mesi fa. E invece con Marino la conoscenza è stata sempre popolare ma totalmente diversa, tramite Facebook. A un certo punto lui mi manda un messaggio, io non lo riconosco, pur conoscendoti come attore televisivo, come cantante, e su Facebook è nata questa conoscenza, questa amicizia. Poi quando ho realizzato chi eri mi ha incuriosito e poi mi ha fatto molto piacere un lunedì in cui tu probabilmente eri libero e mi hai aspettato qua un'oretta e io non avevo capito che eri tu, ti chiedo scusa, però insomma avevo altri impegni, tu sei stato qua paziente e poi mi hai dato la tua disponibilità per fare una canzone o per la figlia, la sua destra, la figlia che sarà attrice di questo spot. Poi vedrete anche altri tre spot di giovani che sono qua, ora poi quando faremo gli spot ve li presenterò, che è una campagna in controtendenza, nel senso che contrastiamo un po' i manifesti di Burlando che propagandano la casa anziché il lavoro, anziché la ricerca, eccetera, eccetera. Chiudo con, scusando anche un altro personaggio importante che è Franca Brignola, col quale anche lei ho avuto il sostegno e ho girato uno spot. Oggi lei sta registrando Genova allo specchio, quindi non è presente di persona, ma certamente mi ha autorizzato ad essere presente, a nominarla, e poi vedrete anche lì uno spot. Quindi io direi di fare così, passerei la parola a Franca che ci illustrerà un attimino le sue motivazioni, poi vedrei lo spot di Franca Lai e poi passiamo a Marino. Eccoci qua. Grazie, tanto buongiorno a tutti. Io, sì, come ha già detto Sandro, l'ho conosciuto in via Sestri, lui si è messo a urlare, Franca, poi per prima cosa mi ha subito regalato un panettone e lì mi ha conquistato. Piccolo. No, dicevo che io, vi chiederete perché, faccio un paragone, io quando ho iniziato a cantare facevo del jazz, quando ho visto che la cosa non andava ho cambiato musica. E adesso mi succede uguale, sono insoddisfatta di quello che c'è, rammaricata, amareggiata, e quindi ritengo che sia giusto provare, se prova. Poi il popolo è sovrano, se le cose non vanno si tornerà indietro, ma io ho molta fiducia in Sandro, mi piace come persona, e quindi eccomi perché sono qua. Grazie. Allora, io vi farei vedere lo spot di Franca Lai e poi procediamo con Marino. In questi mesi ho incontrato tanta gente. Tanti vengono per salutare, per sostenermi ed altri per esporre i loro problemi, le loro difficoltà e i loro disagi. Noi ci siamo. E fermo un attimo, noi ci siamo. Ma che siamo anche gli altri, eh? Alle prossime elezioni regionali, vota Biasotti presidente. Bellissimo, bravo. Passiamo la parola a Marino che spiega anche lui. E anche io, come diceva la Franca, che si arriva a un certo punto della vita che uno vuole cambiare e si cerca di cambiare il meglio, visto come vanno le cose adesso. E allora mi sono proposto a Sandro per questa cosa perché desidero per Genova e la nostra Liguria un cambiamento. Tutto qua.
e Sandro mi sembra la persona giusta. Bene, grazie, grazie. Allora, vediamo lo spot. Guarda che bella che così. Vediamo, sole permettendo, lo spot di Marino con la figlia. Alle prossime elezioni regionali, vota Biasotti presidente. Sandro, 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 io voto per Biasotti. Sandro, 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 è una sanità migliore. Io voto per Biasotti, perché voglio più lavoro. Sandro, 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 perché la nostra Liguria merita di più. Bravo! Io voto Biasotti. Lo rimettiamo, li rimettiamo tutti e due, sì sì sì, tanto durano 20 secondi uno e 30 l'altro, prego. I giornalisti si scandalizzano, ma facciamo gol, fidati. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire no? Noi ci siamo. E fermo un attimo, noi ci siamo. Ma voi che siamo anche gli altri, eh? Alle prossime elezioni regionali. Vota Biasotti presidente. Sandro, 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 io voto per Biasotti. Sandro, 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 è una sanità migliore. Io voto per Biasotti, perché voglio più lavoro. Sandro, 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 perché la nostra Liguria merita di più. Ok, bravo. Bene, complimenti.